Buonasera a tutti, io sono Pietro Ottato, un membro del Parma Linux User Group, anche se adesso purtroppo non vivo più a Parma. Sono un 7-8 anni che frequento questo circolo da quando sono arrivato qua. Non ho una formazione informatica, sono un chimico farmaceutico, ma molto appassionato di informatica, quindi passo gran parte del mio tempo al computer, a smanettare, a fare delle cose. Sostanzialmente il mio interesse principale in questo momento è l'ATEC, perché mi trovo spesso nel mio lavoro a dover fare dei report, dei protocolli, delle standard operating procedure, qualsiasi cosa che abbia a che fare con della documentazione cartacea. Il flusso di lavoro sicuramente sulle delle grandi quantità è un flusso di lavoro che viene snellito nel tempo man mano che lo utilizzi e che ti permette delle potenzialità, delle interattività che sono fuori dall'ordinario con poco lavoro. Poco lavoro, ma quando sei andato ovviamente a regime. La curva di apprendimento iniziale, almeno per me che sono un autodidatta dallo zero assoluto, è stata un pochino più difficile di quello che si possa immaginare rispetto a un qualsiasi editor come può essere un OpenOffice, un LibreOffice o un Microsoft Office, quello che ne avete voglia. Però sicuramente, capita la logica, il grosso del lavoro lo fa lui e tu ti concentri su quello che devi scrivere, sul lavoro che tu devi svolgere e non su come lo devi immaginare, come lo devi trattare e come lo devi presentare al pubblico. Parleremo, faremo una breve introduzione con dei piccoli cenni, un pochino di base per farvi vedere come si costruisce un preambolo di un documento o un primo documento, poi vedremo un CV, una tesi, che sono cose che ho fatto anche l'anno scorso, anche se quest'anno le ho dettagliate un po' di più. Quest'anno ho introdotto le presentazioni in Beamer, infatti questa è una presentazione di LaTeX in LaTeX, che è la cosa più rognosa del mondo, perché scrivere il codice col codice è qualcosa di da folli. E poi vi ho lasciato una serie di link, di suggerimenti su dei libri fruibili gratuitamente dal web, dove potrete avere tutto il know-how necessario per partire da zero e arrivare a dei livelli comunque molto buoni. Tech nasce come motore nel 77 da Donald Knuth, professore di informatica a Stanford. Nel 1982 viene pubblicato e divulgato alla comunità e poi da allora inizia a riscuotere un successo discreto e quindi ad essere costantemente aggiornato. La versione con cui si sviluppa ancora tutt'oggi è datata 2009, anche se è in fase di test la versione di LaTeX 3, che dovrebbe essere pronta, però siccome vengono rilasciati soltanto i sorgenti stabili, inclusi nelle distribuzioni soltanto delle release veramente molto stabili, ancora, nonostante sia funzionale completamente, non è stata rilasciata in modo ufficiale l'ultima release. È un programma ovviamente di composizione tipografica, forse in questo differisce dalle suite Office, OpenOffice, LibreOffice e quante più ne conoscete, perché lui si occupa della parte tipografica di generazione del documento. È un HTML dei documenti cartacei, se vogliamo vederle. Infatti, quando ho visto prima la presentazione di Alfredo, ho visto che la nuova release di HTML5 ha degli elementi comuni con gli item, i sub-item e quant'altro, con i nuovi tag HTML, che richiama moltissimo l'idea e il modo di suddividere i documenti di LaTeX, soprattutto la nuova versione degli header, dei raggruppamenti all'interno degli header, sono un'idea che viene da lontano, da più di 30 anni fa. Lamport sviluppa LaTeX aiutando Knuth a finire di sviluppare il suo motore tech, e dopodiché nell'85 viene rilasciata la prima release stabile. Nel 94 viene aggiornato e vengono implementate delle nuove funzioni, aumentando di molto le performance, soprattutto della fase di compilazione, e da lì nasce LaTeX 2 Epsilon. Non mi ricordo.
come dicevamo prima, la Tech 3 è la prossima release. Non è what you see, what you get. Viene utilizzato un metodo che è detto della composizione asincrona, ossia tu scrivi il testo con il linguaggio, dopodiché passi il linguaggio al compilatore, il file viene compilato in un secondo momento e in fase di compilazione viene generato prima il PSC, cioè il file PostScript, e poi il file PDF che tu puoi visualizzare a schermo. Quindi vengono separate anche le due fasi, volendo uno potrebbe anche compilare soltanto il file PS, però questa è una pigrizia. Ci permette di concentrarci, come vi dicevo prima, sul contenuto, perché quando tu hai un workflow di lavoro stabile, definito, in cui tu utilizzi determinati modelli funzionali che hai messo a punto preventivamente, ti devi soltanto preoccupare di inserire il testo, perché tutti quanti gli altri markup ce l'hai già dentro, e effettivamente io trovo che il risultato in LaTeX, come potete vedere già dalla presentazione, anche se un po' tagliata, io qui non ho fatto niente, io non mi sono inventato gli effetti, non ci ho messo dentro le barre colorate, non ho fatto tutta la grafica di questo documento, ho scritto quelle quattro cavolate che adesso vi sto raccontando e tutto il resto se ne è preoccupato lui, cioè mi ha fatto il layout, mi ha messo l'indice al lato qui che è cliccabile, posso navigare all'interno del documento mentre chiacchieriamo, posso far vedere una cosa avanti, poi ritornare indietro, eccetera, mi segue, mi ha messo i titoli delle slide da solo, mi ha messo il logo in alto da solo, semplicemente con un piccolo comando, e quindi ha fatto tutta la parte, taglio un po', se ci riesce, ma io sono lo stesso. Quindi tutta la parte visiva, pure il menu sotto lì, sono tutti i tastini in basso per la navigazione all'interno della presentazione, sono stati generati in automatico, io non ho fatto assolutamente niente. Quindi semplifica molto il lavoro, semplifica molto il workflow, vi permette di lavorare e basta, vi dà degli indubbi vantaggi, però la curva di apprendimento iniziale è ripida. Per installarlo, LaTeX è una multipiattaforma, gira su Windows, Linux, Mac, FreeBSD, Solaris, su quello che ne avete voglia. Ognuno ha i suoi metodi specifici di installazione, ovviamente io mi adeguo alla massa, per Ubuntu e le Debian based ci sono un sacco di pacchetti di installazioni che potete fare, principiando un sudo apt-get install text-lite full, butta dentro tutto, installa tutto e siete sicuri che non vi mancano dei pezzi, anche se è una installazione molto onerosa, sicuramente siete sicuri che dopo vi funzioni tutto, non vi dia dei file not found o delle altre cose. Allora, avendo capito che cosa è e che cosa ci permette di fare, abbiamo bisogno di un editor per scrivere il nostro codice, per scrivere i nostri testi. E la domanda è: che cosa usiamo? Usiamo quello che ne avete voglia, quello con cui siete comodi, potete usare da un notepad di Windows a un leafpad, a un nano, un view, un edit, quello che vi fa piacere. Un editor specifico io consiglio Kyle, che in realtà è un po' un problema perché si tira un sacco di dipendenze di KDE dietro. Io uso KDE, quindi questo non mi crea dei grossi problemi, però penso che sia attualmente in ambiente Linux uno dei migliori editor per linguaggio LaTeX esistenti. Sicuramente il più comodo è quello che si interfaccia meglio anche con un'altra serie di tool come possono essere KBibTeX per la gestione della bibliografia o altri tool specifici che poi vedrete quando avrete le necessità di fare delle cose un pochino particolari. Ocular viene tirato giù in automatico come dipendenza da Kyle per la visualizzazione dei PDF, ma come vedete sto proiettando senza utilizzarlo e comunque funziona alla perfezione, non dà dei problemi particolari. Facciamo un documento, non c'è niente di più semplice, è HTML praticamente, anziché il doctype noi gli diamo la document class, specifichiamo il tipo di carta che utilizziamo e la classe che vogliamo usare per fargli capire che tipo di documento stiamo facendo. Dopodiché ci sono una serie di pacchetti che fanno delle funzioni specifiche
che richiamano, non lo so, l'input tang richiama le lettere latine, cioè le lettere accentate che in altre lingue non le utilizzano. In inglese a noi serve la accentata, la e accentata, le i accentate. Gli diciamo che stiamo scrivendo in italiano, gli diamo una codifica T1 che sono una serie di font di default che abbiamo, poi iniziamo il documento, mi sono saltate le graffe, begin, apri graffa, document, chiudi graffa, lo stesso. Poi scriviamo quello che abbiamo bisogno di scrivere, chiudiamo il documento, fine, compiliamo e abbiamo già il nostro documento, lo salviamo con l'estensione tech, lo compiliamo e ci genera il nostro documento sia PDF che PS. Che cos'è la document class? È un formato standard di documento che possiede delle caratteristiche specifiche, intrinseche, che hanno delle rilevanze dal punto di vista tipografico. Cioè scegliere una classe article piuttosto che report, piuttosto che book, piuttosto che letter, cambia drammaticamente l'aspetto, il setting del nostro documento. In particolare, sono molto intuitive, se dovete scrivere un articolo userete l'article, report per fare dei report, dei sommari, delle pubblicazioni, book per scrivere dei libri o delle tesi e letter per scrivere delle lettere. Poi qua abbiamo delle opzioni, e qui ci sono le più svariate all'interno della document class, che vanno a definire come si deve comportare il compilatore. Quanti punti vogliamo il testo, se che tipo di carta utilizzeremo, se vogliamo il one side to side, cioè vogliamo che stampi, considerando che il documento verrà stampato soltanto fronte, se verrà stampato fronte retro, quindi lui riconoscerà e sposterà il testo permettendo un'agile rilegatura senza trovare quelle sfasature durante la rilegatura che vi fanno trovare il testo traslato sulle pagine interne o sulla volta bianca, insomma. Quindi va a risettare tutto il documento in modo che sia ben allineato e che tenga conto del fatto che noi dopo quel libro lo rileghiamo, che è una cosa che normalmente con altri software è un pelino lognosa da fare, si fa lo stesso, però io qui gliela dichiaro, gli sto dicendo che quel documento lo stampo fronte retro, lui lo sa e me lo genera direttamente stampabile fronte retro tenendo conto di questa cosa. Open any, open write, questa è un'altra regola, dipende. Classicamente, soprattutto nello scenario tipografico italiano, si usa l'open write, i capitoli si aprono soltanto sulla pagina di destra. Nello scenario americano, anglosassone, si usa l'open any, cioè il capitolo finisce la pagina precedente e inizia il capitolo successivo senza troppi problemi, mentre noi lasciamo la pagina bianca per poterli aprire in modo ordinato tutti a destra. Una colonna, due colonne, lo fa indipendentemente, se vogliamo la pagina col titolo non la vogliamo, bla bla bla. E qua ci sono delle altre opzioni, siccome poi sarà, lo metteremo sul sito, lo lascerò per farlo caricare, chi vorrà vedere un pochino le altre opzioni, inutile che le leggiamo tutte. Use package, domanda, questa è annosa anche con l'esperienza, vi dico, non è sempre semplice capire per il vostro lavoro che dovete fare quali pacchetti vi servono da caricare per fare quel lavoro. Io ancora tuttora ogni tanto ho delle difficoltà a sapere quale pacchetto si deve caricare per cosa. So i pacchetti, quali pacchetti mi servono normalmente, li carico, poi se devo fare una cosa particolare vado su Ktan, su Buit, cerco, chiedo e ci sono, perché sono talmente tanti che penso sia quasi impossibile conoscerne anche solo un 10%. Questi qua vi ho riportato quelli più comuni che utilizzo praticamente quasi sempre, quando per un motivo, quando per un altro, in base al tipo di documento ne avete una piccola carrellata e vedrete, poi ci sono anche dei piccoli commenti che vi fanno capire questi pacchetti cosa fanno. Allora, partiamo con un curriculum. Mi sono trovato di fronte al problema di fare il mio curriculum, purtroppo ultimamente capita sempre più spesso, facciamo dei curriculum almeno una settimana, e quindi avevo bisogno di un modello strutturato che mi permettesse di non doverlo rifare ogni sacrosanta volta, di avere una strutturazione estetica semplice da dover aggiornare soltanto le nuove rigole, le nuove esperienze professionali, oppure tirar via delle cose, commentare delle cose
perché per quell'azienda quella determinata attività è poco rilevante e quindi non voglio fargli sapere che ho fatto quel tipo di lavoro 10 anni fa. Allora mi sono posto un pochino la domanda: quale classe uso, che modelli uso, come faccio, eccetera. E ho individuato EuropeCV, che è nient'altro che la classe che emula il formato Europass, diciamo classico, con cui tutti scaricano il modello e poi lo compilano su Word o su OpenOffice. E devo dire che l'ho usato per un po', sì, si uniforma agli standard, eccetera, però ha un sacco, è multilingua, c'è un sacco di documentazione, però non mi dava quella soddisfazione di avere un curriculum snello, lineare, con un buon impatto visivo che in due pagine attirasse l'attenzione di un HR manager, per farci capire che lo guardasse in 3 secondi e dicesse: questo curriculum mi interessa. Allora ho girato un altro pochino e ho trovato ModernCV, che attualmente utilizzo per tutti i miei curriculum, indifferentemente da qualsiasi azienda debbano andare come modello. Poi cambio le parti in gioco. Partiamo dal classico, perché moltissimi partiranno dal documento classico, quindi dall'Europass. Ovviamente qui vedete tutte quante una serie di comandi, oltre agli use package che iniziano dopo, che si chiamano ECD. Sono dei comandi di classe specifici che sono nella documentazione ufficiale, che permettono in automatico di inserire in un determinato punto del curriculum, con un determinato carattere, in una determinata posizione, tutte le informazioni personali del candidato. Queste sono le mie, ovviamente, però ho fatto un copia e incolla terra terra: dal nome e cognome, la via dove abiti, il numero di telefono, la mail, la cittadinanza, data di nascita, eccetera, 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 il trattamento dei dati personali. Poi, dopodiché, seleziona la lingua e poi iniziano le sezioni vere e proprie, che ti permettono di inserire a mano, copiando il codice, delle nuove esperienze professionali da aggiungere, sempre in modo ordinato. Quindi avremo un ECB section, esperienza professionale, da luglio 2011 fino a bla bla bla, ho fatto questo, il tipo di azienda, il tipo di impiego, eccetera, eccetera. Come vedete, al di là del fatto che ha il primo impatto visivo, vedete delle graffe dappertutto, delle slash dappertutto, eccetera, avendo il modello a disposizione, voi non dovete fare tutto questo codice. Voi tirate giù quello che c'è scritto nelle graffe, al posto del mio nome mettete il vostro, al posto della mia data di nascita mettete la vostra, compilate e vedete il vostro curriculum con un aspetto estetico sempre riproducibile, sempre controllabile, con la possibilità di commentare, documentare, inserire cose nuove e avere sempre un bilancio estetico delle componenti a livello tipografico sul vostro foglio. Il risultato è il mio vecchio curriculum, se lo trovo, che dovrebbe essere uno di questi, non so quale. Mettiamo questo, è il classico curriculum in stile Europass. Permette di scegliere se volete la bandierina, se non la volete, se volete mettere la foto, se non la volete mettere, se ci volete mettere la firma. Io l'ho fatto con un PNG da tavoletta grafica. Dopodiché vi lascia tutto quanto in modo così ordinato, con questa riga centrale che divide i campi del modello da quelli compilati, e con riquadro delle lingue, eccetera, e vi compone il vostro documento in modo assolutamente automatico. Cioè, voi dovete scaricato il modello, cancellate tutte le cavolate che ci sono scritte dell'altra persona o del modello, mettete soltanto queste porzioni vostre. Cioè, non è che voi dovete farlo dallo zero. Una cosa che succede un po', mi potrebbe venire detto, lo fai lo stesso con i modelli di Office, di Open Office, eccetera. Sì, questo è vero, però la flessibilità e l'ordine tipografico è differente perché lui riconosce che quella è una sezione, quella sezione non viene spezzata tra una pagina e l'altra, la sezione va tutta insieme, nel caso adatto il testo lo allarga, lo mette all'interno della pagina, fa delle cose in automatico che, anche se non le richiediamo, lui tipograficamente sa che sono poco estetiche,
tagliare, troncare, buttare da una pagina all'altra le informazioni, quindi si adatta in modo da avere un ordine interno che ci permette di avere un risultato efficace. Poi continuiamo. Model CB, che è attualmente il mio preferito, ma lo adoro proprio perché, oltre al fatto di essere esteticamente molto più carino, molto più snello e permette di fare dei curriculum molto brevi che sono molto apprezzati attualmente, stanno su il mio curriculum che prima era di 3 pagine, adesso sta in 2, con le stesse identiche informazioni senza tagliare le informazioni. Questo l'abbiamo già detto, è schematico, di semplice lettura sicuramente, anche il codice è altamente customizzabile perché lo potete cambiare in vari modi. L'unica cosa qui, la documentazione non è completa come quella di Europass sicuramente. Questo è il mio attuale modello, che poi uno potrebbe customizzare come ne ha voglia. Qui vabbè, ci vedete i web symbol embeddati dall'HTML, che è una cosa un po' carina che avevo fatto perché mi piaceva questa cosa qua, e c'ha questa semplicità, permette di, sono molto ordinate, riesce a dividere bene e avere un impatto visivo sicuramente efficace rispetto all'altro. Qui ci sono, ad esempio, questo qui è un foro che mi piace moltissimo, questa soluzione per le capacità e le competenze informatiche è suddivisa in questo modo qui, in un 2 column, con le varie opzioni che elencano tutte le vostre competenze in modo molto ordinato, senza dover scrivere delle grandi righe. So utilizzare Word, so utilizzare Excel, so, poi non è mai vero perché non lo so utilizzare nessuno, però ce lo scrivono intanto, quindi. E questo qui attualmente è il mio preferito, permette di fare veramente un sacco di cose, un sacco di variazioni. Questo è il mio modello perché l'ho cambiato io così, l'ho semplificato molto, ma si potevano fare anche delle cose carine con delle sfumature, delle cose, tutto assolutamente in automatico. E questo era un piccolo excursus per capire come si possono fare anche delle cose un pochino divertenti. Top Tesi l'ho usato molto, ci ho scritto tutta la mia tesi di laurea, lo utilizzo ancora, ci scriverò la mia tesi di master adesso in febbraio. È un pacchetto italiano sviluppato, se non sbaglio, dal dottor Beccari del Politecnico di Torino. Sono degli anni, ha una documentazione eccellente, fatta veramente bene, in italiano oltretutto. E rispetto a tutte le altre classi di tesi che avevo trovato all'epoca, questa è sicuramente una delle migliori, delle più performanti. Come vedete, ha un sacco di chiamate specifiche, facoltà, corso di laurea, relatore, secondo relatore, candidato, seduta di laurea, cioè i comandi sono proprio così. / relatore e ci butti dentro chi è, / secondo relatore ci butti dentro chi è, dopodiché ha un sacco di comandi pure per la, se vuoi l'interlinea, se non la vuoi, se ci vuoi il frontespizio, se non ce lo vuoi, eccetera. E questo è il classico master file di una tesi di laurea. Questo è tutto il mio master file in realtà, cioè questo è il master file della mia tesi, fine. Dopodiché ho aperto degli altri file che ho chiamato capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, capitolo 4, conclusioni, capitolo 5, e ci ho sparato dentro il testo. Lui cosa fa? Da questo master file legge in quegli altri file e mi combina i vari capitoli. Stop, finito. Cioè niente di eclatante, proprio una stupidata davvero unica. I capitoli sono semplicemente file di testo? Questo te li faccio vedere direttamente così capisci. Hai input che sono veramente... Io ho un master file che, come vedi, eccolo qua, cioè il mio master file che si chiama prova tesi, è ancora in prova, cioè mi sono laureato 3 anni fa, ancora prova tesi, che è sempre in prova, al cui interno c'è il codice che punta ai vari capitoli, eccolo qua, cioè le mie dichiarazioni dei miei pacchetti, purtroppo qua si vede, no, i file dei capitoli sono, eccolo qua, all'interno, quelli li richiamo,
gli do la bibliografia e chiudo il documento. Dopodiché, se tu prendi un qualsiasi capitolo, inizia il tuo capitolo, gli dico che è il capitolo 1, gli dico che me lo deve buttare nell'indice e poi gli apro i paragrafi con le section, gli do dentro il mio testo, eccetera. Cioè, è brutalmente semplice, ma veramente una cosa di una semplicità inaudita quando hai capito. E il risultato, scusate, è questo. Questa è la mia tesi, dove ho generato un frontespizio con i crismi dell'Università di Parma, con le regole tipografiche dell'Università di Parma, cioè il mio indice assolutamente cliccabile, sia con i link interni che con i link esterni, generato da lui, non ho dovuto scrivere neanche una parola di quest'indice, e dopodiché mi rimanda a tutti i miei vari capitoli. Io clicco, vado qua, ho il mio testo con le mie note cliccabili che mi rimangono alla bibliografia, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, ha una... Come vedi, questo qua è stato fatto, se lo noti, è un two-side. Vedi quanto è spostato verso destra questo e quanto è spostato verso sinistra questo? È stato immaginato in modo che la rilegatura qui mangi tanto da qui, tanto da lì, ma non ci ho dovuto perdere del tempo, io ho messo l'opzione, tu sai, cioè non è che se io gliela cambio adesso e lo ricompilo, me lo fa one side in un attimo, non devo, e sono sicuro che non si spaggini il documento. Dopodiché tu vai a vedere le cose che a me piacevano moltissimo, la bibliografia. Io non ho fatto la bibliografia per niente, l'ho tirata giù da Google Scholar e Science Direct, perché mi tirava giù direttamente il file bib che io inserivo al suo interno e lui mi dava la chiamata nella bibliografia con il click per potermi scaricare l'articolo direttamente da Science Direct e mi metteva direttamente il riferimento quando io gli dicevo slash ref a quell'articolo lì, quindi ti generava il numerino all'interno del testo, la chiamata bibliografica in fondo, cliccabile che potevi scaricarti l'articolo. E non hai fatto niente, ti garantisco, tu non fai niente, perché KBibTech ti tira giù il file che tu copi, incolli il sorgente all'interno del file bib e lui se lo prende da solo. Gli devi dare soltanto il riferimento, come lo vuoi chiamare, pippo 1, pippo 2, pippo 3, e lui fa tutto da sé, cioè tu non devi fare niente. Mentre prova a fare un lavoro del genere con qualsiasi, io non dico che non è fattibile, io dico che lì lo devi fare tu, cioè io non lo voglio fare, che preferisco imparare a utilizzarlo e poi lo deve fare lui. Poi, dopo la tesi, vabbè, dovete scrivere, altrimenti non vi serve a niente. Cioè, se non l'ho utilizzato per fare un sacco di report, un sacco di articoli, un sacco di cose durante l'anno, non vale la pena fare l'apprendimento di una cosa del genere. Se scrivete 3 lettere l'anno, probabilmente al condominio, per dire che non mi va bene come stanno facendo la facciata, è inutile, glielo dite a voce o su un pezzo di carta scritto a penna, uguale. Però vi garantisco che se scrivete o dovete fare una tenuta documentale in un'azienda dove i documenti sono decine di migliaia, avere uno strumento potente come l'ATEC sarebbe, è il mio sogno, non succederà mai, almeno in Italia non succederà, va bene. Adesso partiamo con l'ultima parte che è la novità di quest'anno. Queste altre cose più o meno, un po' meno, l'anno scorso le avevo già dette, quest'anno vi ho fatto vedere un po' più di esempi anche di codice. Con Beamer. Beamer è la classe che io ho utilizzato per farvi la presentazione di LaTeX in LaTeX. Sostanzialmente, anche qui, il codice è davvero semplicissimo, con un titolo, un sottotitolo, l'autore, se volete usare l'istituto per cui state facendo la presentazione, un logo che glielo potete dare con qualsiasi formato grafico, dal JPEG al PNG, all'EPS, quello che ne avete voglia, una data oppure non dargli la data. Io in questo caso l'ho fatta l'altro giorno, quindi ho dovuto dare la data per far sì che all'inizio
nella mia prima slide ci fosse la data corretta di oggi, 26 ottobre. Se lo compilavo stamattina o ieri sera a mezzanotte o un minuto, mi veniva giù da sola, non c'era bisogno che gli davo questo altro attributo. Come è strutturato? Non è fatto assolutamente come una presentazione classica, è suddiviso in frame. I frame sono un ambiente, generalmente di una pagina, che permettono di incorporare qualsiasi cosa, dal video all'immagine, al testo, l'elenco puntato, l'elenco numerato, quello che ne avete voglia. Dopodiché, se utilizzate degli overlay, lui in automatico splitta il vostro frame in tantissimi frame, senza la necessità di rigenerare codice per animarlo. Ad esempio, voi qui state vedendo, questo è un primo frame, questo è il secondo frame. Noi abbiamo cambiato frame, in realtà non ho fatto una dissolvenza. Lui mi ha semplicemente generato due frame in cui ho usato un'opacità inferiore per farmi vedere che appare il mio blocco di codice per mostrarvi il codice sorgente. E non c'è niente di estremamente difficile, stai iniziando un frame, lui vuole che gli dici che lo stai iniziando, begin frame, scrivi quello che vuoi scrivere nella diapositiva, end frame, fine, finita la diapositiva. Ovviamente nelle presentazioni spessissimo si utilizzano gli indici, gli elenchi numerati, gli indici puntati, non so, si chiamano itemize, in italiano non mi viene, e quindi è utile farvi vedere come potete generare un itemize o un enumerate in modo veramente semplice. Begin itemize slash item, questo è un item, parliamo di frame. Poi io qui ho aggiunto questa cosa che è l'overlay, cioè il fatto di poter fermare, in modo di far apparire in modo sequenziale con una pausa i vari elementi. È brutalmente semplice, gli dici finisci sta riga, dagli una pausa, finisci quest'altra riga, dagli una pausa, doppio slash, spazio, slash, pausa, e così via. E quindi create il vostro itemize o il vostro enumerate. L'enumerate, cosa molto comoda, che comunque utilizza item, per, anche se poi lui come output finale vi restituisce un elenco numerato. Quindi cambiate soltanto il begin e l'end, ma alla fine il risultato è lo stesso. Un'altra cosa estremamente comoda, soprattutto per chi viene dall'ambiente scientifico e si trova spesso a mostrare dei dati, è l'utilizzo delle tabelle. Le tabelle qui se ne possono fare veramente di ogni tipo, per ogni fantasia si possono fare anche delle cose veramente bizzarre. Sono di una semplicità unica come codice, ma veramente sono delle stupidate. Gli dici che devi iniziare una tabella, gli dici come vuoi che sia il testo, C sta per centrato, L sta per a sinistra, R sta per destra, e gli metti le barre verticali in base a quante linee vuoi. Voglio che dalla la prima con la seconda colonna ci siano due linee che separano, nell'altra ce ne sia una sola, nell'altra ce ne volevo tre, ce ne mettevo tre. Dopodiché inizio e gli dico la prima cella la voglio vuota, infatti end sono le congiunzioni tra le varie celle, prima di end non ho niente, e quindi otterrò una cella vuota qui. Dopodiché gli do un text bf da un bold, titolo 1 che me lo scrivo in grassetto, e titolo 2 e titolo 4, titolo 1, titolo 2, titolo 4, e lui già sa che quelli vanno separati così. Dopodiché gli do un h line, una linea orizzontale, poi gliene do un'altra e mi genera una doppia linea orizzontale, e quindi poi inizio le altre celle. Text df 4 mi genera titolo 4, cella 1, cella 2, cella 3, e così via. E quindi questo è come si fanno le tabelle. Alla fine della riga vi dovete ricordare di chiudere, perché sennò lui va a capo e continua a leggere. Quindi quando finisce la riga della tabella gli date il doppio slash per andare a capo. E potete sbizzarrirvi, perché poi ce n'è di ogni, potete fare la linea più doppia, la linea più sottile, lo potete allineare a sinistra, lo potete fare senza le linee, senza le H-line, e quindi ottenere quelle tabelle soltanto colonnari per lo scorrimento dei dati che sono verticalizzati. Potete farne di ogni, ma veramente uno si può sbizzarrire a fare le cose più folli con le tabelle, sono divertentissime, anche se poi arriva un punto che ti perdono. Quando diventano un po' complesse, tutti gli end da con slash, cioè, non si capisce più niente. Meno male che ci sia il markup colorato, perché sennò ti perdi completamente. I temi, e qui è un divertimento unico, perché uno può fare quello che ne ha voglia davvero. Ci sono delle combinazioni di temi, quelli sono i temi predefiniti che si possono utilizzare, senza considerare il fatto che li potete modificare tutti o farli da zero. Quindi
Questi qua sono le modesti temi che vi offrono per fare una presentazione. Io qua ho usato Berkeley, che mi dà già queste barre, la posizione del logo, mi dà già l'indice qui a sinistra, eccetera. Per usarli, use theme, nome tema, finito. Cioè non devi fare il colore della pagina, il colore della barra, cambio lo sfondo, cambio la sfumatura, cambio quella... fa lui. Non siete soddisfatti? Vi permette di cambiare il color theme, l'inner color theme e l'outer color theme. Ognuno di questi va a cambiare lo schema colori di una determinata parte della presentazione. Mi spiego meglio. Vabbè, il comando è semplicissimo e lo fa per tutti e tre i tipi, si usa un use color theme. Poi in base al parametro che gli passate lui capisce se è interno, esterno o generico. Avete vari tipi di color theme che vi permettono di utilizzare lo stesso tema cambiandogli colore. Il color theme generico pialla via tutto quanto quello che era stato scritto dall'autore principale applicando alcuni schemi di colore che sono considerati efficaci in una presentazione per attirare l'attenzione di chi ascolta. Questo qui ad esempio è un Wolverine, se non erro, sì, sto usando un Wolverine, che è un blu sul giallo con la sfumatura d'arancio di qua, che permette un'ottima visibilità comunque perché il contrasto, soprattutto il blu giallo nella barra in alto, è estremamente visibile da chiunque. Sfondo bianco con dei blocchi non troppo scuri, con un colore abbastanza tenue che non stanca gli occhi. Quindi è stata la mia scelta personale, però uno poteva usare delle cose contrastatissime come un sigallo, come degli altri temi, nessuno lo vieta. Il colore interno, in questo caso sto usando un rosso, se non sbaglio, che è quello che mi decide quello che c'è all'interno del frame, cioè qui. Come saranno disposti i colori, quali saranno i colori di questa parte, di questi bottoni, e questo è il tema interno. Il tema esterno è questo qua, quindi io posso tenere un tema interno che non c'entra niente col tema esterno, uniformare un tema interno e un tema esterno pur mantenendo la schematicità di questa slide qui, che però cambi, rivoluzioni completamente gli schemi colori, posso mantenerli contrastanti, posso cambiarli in modo... cioè, le combinazioni sono infinite. Cioè, l'altra sera ci abbiamo perso un'ora per scegliere la combinazione di colori che vi dovevo portare, che era efficace, non stancasse la vista. Abbiamo fatto delle disquisizioni su queste cagate, però avevamo bevuto. Quindi, vabbè. L'ultima cosa che vi volevo far vedere, questa è un'animazione, come potete vedere, è un fade-in. Non che io sia particolarmente favorevole alle animazioni, a quelle cagatine lì, perché soprattutto quando si fa una presentazione in ambito professionale non mi sono mai piaciute granché, preferisco le cose semplici. Però hanno una semplicità brutale, /trans, box in, box out, dissolve, glitter, flip vertical, flip horizontal in, horizontal out, ce ne sono una caterva. Potete scegliere la durata, potete scegliere anche l'angolo di orientazione con cui entra e qui esce la dissolvenza, quello che è. Si utilizzano così: inizio il frame, gli do il titolo e poi gli do /transboxing. Fine. Quella slide entrerà interamente con l'effetto. Questi sono tutti i link cliccabili che troverete quando potete scaricare queste slide, e ci sono tutti i manuali in PDF di centinaia di pagine su LaTeX, dove sono fondamentali se volete capirci qualcosa all'inizio. LaTeX per l'impaziente, che è fatto benissimo. L'arte di scrivere con LaTeX, che è un pochino più pesante, una lettura impegnativa. Complementi di LaTeX di scrivere con LaTeX, e poi ci sono i vari manuali delle classi che vi ho presentato. Un tutorial in Beamer, fatto in Beamer da una personalità abbastanza in auge in questo momento per quanto riguarda lo sviluppo di Beamer. Poi ci sono degli altri contributi italiani e il GUIT, che vi consiglio caldamente di visitare, perché ci sono delle persone veramente squisite. Qualsiasi cavolata, qualsiasi livello tu sia, non ti offendono mai, non ti dicono mai usa il cerca, o se te lo dicono ti danno comunque la risposta, ti dicono però le prossime volte usa il cerca.
quindi ti mandano a cagare ma con eleganza, cioè. E poi ovviamente non ci dimentichiamo mai che la documentazione locale esiste, basta usare un comando da textdoc con il nome del pacchetto che volete vedere. Textdoc top tesi vi fa apparire il manuale interno che avete installato quando avete installato l'ATOC. Grazie per l'attenzione e buona continuazione di Linux Day a tutti.